Bella ragazzi, rieccoci qui con la carriera del nostro Napoli, ragazzi. Oggi andremo esattamente a fare la partita, le due partite di campionato contro Sassuolo e Udinese, avvicinandoci alla Coppa Italia, alla semifinale di Coppa Italia di andata contro la Roma. Quindi ragazzi, sono due partite abbordabili a parere mio. Due partite dove farò molto 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 turnover per far riposare i giocatori in vista della super partita di Coppa Italia contro la Roma. 4 minuti, Ultimate, 10 marzo 2019, let's go! Il Napoli, ovviamente, primo in classifica con un bel distacco dalla seconda, usa la seconda squadra e cerca di comunque di non perdere punti. Abbiamo esattamente guadagnato 32 punti solo nel fuori Napoli e questi punti sono molto 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 importanti. Vediamo come va a finire. Inizia il primo tempo. Subito il Sassuolo che prova a spingere con Elvedi, subito Elvedi che la passa verso Duricic, e Duricic ancora per Duncan, Duncan ancora prova, ma capisce tutto Grassi, prova subito a ripartire il Napoli. Ancora il Napoli con Isai, ancora Isai per Luperto. Ancora Luperto, Pezzella di velocità, ancora Pezzella, Pezzella che prova l'avanzata di velocità per Zielinski, ancora Zielinski, Zielinski prova il tiro, ancora Zielinski, sbaglia tutto, subito angolo del Napoli, il Napoli subito dalla bandierina con Zielinski, Zielinski prova a buttarla subito in mezzo ma spazia via la difesa del Sassuolo, ancora Zielinski che la prova a buttare in mezzo, ma niente, ancora Luperto, ancora che prova il tiro, sfiora la traversa. 3 minuti, Napoli subito pericoloso con due azioni. Il Sassuolo con consigli, consigli per Elvedi, Elvedi ancora per Jamerson, Jamerson che la passa verso il Prince, Duncan ancora che avanza, la passa verso Marlon, Marlon laterale per Poli, Pora, ancora il Sassuolo con tutti i passaggi di prima, ancora il Sassuolo con Brignola, Brignola prova per l'ora di velocità ma chiude benissimo il nostro portiere Meret. Subito il Napoli che prova a ripartire con Pezzella, Pezzella ancora per Grassi, Grassi ancora per Zeli, Napoli con Mertens, Mertens di velocità. Ancora Mertens che la passa verso Bebinsini, Bebinsini per Zaniolo, Zaniolo che la passa indietro per Marino, Marino laterale per Pezzella, il Napoli che prova la ripartenza veloce, ancora con Zielinski, ancora Zielinski, Zielinski che la passa benissimo verso Bebinsini di prima, in mezzo, prova di testa, chiude benissimo in angolo. Secondo angolo per il Napoli, ancora il Napoli dalla bandierina di testa, non ci arriva ma ancora Grassi, svirgola un po' ma riesce a recuperare la palla, la passa ancora verso Pezzella. Ancora Pezzella che la prova a crossare di testa, gol! 1-0 Napoli ragazzi alla mezz'ora, segna il numero 15 che porta in vantaggio gli ospiti in questo Sassuolo Napoli, molto 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 bello, benissimo così ragazzi, 1-0 Napoli alla mezz'ora, adesso dobbiamo solamente mantenere. Ancora il Sassuolo con Poli-Pola, Marlon, ancora Duncan, Duncan ancora per Brignola, capisce tutto Pezzella, prova a ripartire il Napoli, ultima azione ancora con Grassi, finisce il primo tempo ragazzi, 1-0 per questo Napoli a Reggio Emilia, un bel Napoli. Bella, bella, bella. Io ragazzi direi solamente di cambiare Zielinski perché non mi è piaciuto più di tanto. Quindi metterei il nostro Younes a posto di Zielinski. Zielinski ha avuto un paio di, ha fatto un paio di errori, quindi meglio levarlo che magari ci combina qualche guaio e ci recuperano la partita. Il Napoli inizia il secondo tempo con Pezzella, Pezzella che la cambia, la gira verso Isai, Isai insigne per Zaniolo, Zaniolo ancora per Mertens, Mertens cerca di far salire Rossi. Rossi la butta in mezzo, ma non c'è nessuno. E Gray chiude in angolo. All'ottantesimo, vicinissimi all'ottantesimo. Napoli ancora in vantaggio di 1-0. Ma il Napoli che vuole chiudere la partita direttamente con Marino. Errorissimo del Napoli. Adesso siamo 3 contro 2. Il Sassuolo cerca di far salire la squadra, ma passaggio troppo lungo. E chiude benissimo Marino che la passa indietro per Meret. Meret svirgola la palla in mezzo al campo. Ancora il Sassuolo che prova, ma c'è ancora il Napoli che ovunque, palla lunghissima, ma ci arriva il nostro Pezzella, ancora Rossi. Rossi vede l'inserimento di Younes, Younes che si fa ammazzare, fischia il fallo l'arbitro all'84esimo,
Punizione per il Napoli ci serve comunque per guadagnare tempo. Intanto sostituzione esce con la 32 Duncan, entra Harit con la 7. Allora, io questa punizione, ragazzi, la provo a battere. Mertens dai 35 metri, prova il tiro a giro e consigli c'è, ragazzi. Ancora consigli che la prova a buttare lunga con Lirola ancora per Harit, ancora Harit, Harit ancora che la passa verso Sensi, Sensi prova il passaggio lungo dove ci arriva molto più veloce il nostro difensore Isai, la chiude benissimo Marino ancora per Zaniolo, Zaniolo di prima per Grassi. Il Napoli prova a cercare di rimanere nel proprio centrocampo per non rischiare l'1-1. Bravissimo Zaniolo di tacco. Ancora il Sassuolo che prova con Harit e finisce, ragazzi, la partita 1-0 Napoli a Reggio Emilia, vittoria importante, diventare con l'allenatore avversario. Un bel Sassuolo però, non posso dire niente, ragazzi, un bel Sassuolo, anche se abbiamo vinto, il Sassuolo comunque ha lottato per 90 minuti. 52-48, infatti possesso palla era pure loro, però è stata una bella partita, mi è piaciuta molto questa partita. Penso di simulare la partita contro l'Udinese. Tanto il distacco è distacco di quelli pesantissimi. L'Inter ce l'abbiamo a 56 punti, noi abbiamo 70 e passa punti. Intanto Russo è salito al 58 verso il 60-65, lo posso iniziare a usare. Allora, avanziamo verso la partita contro l'Udinese. Intanto ci sono arrivate ben 5 email. Dopo abbiamo l'Udinese che andremo a simulare, tanto giochiamo in casa, quindi siamo tranquilli che al 90% vinciamo. Intanto ci è arrivato il resoconto su Piontek, ragazzi, 10 milioni e mezzo vale Piontek. Io proverei ad andarlo a prendere. Il vostro desiderio, ragazzi, il pistolero boom 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 Piontek. Voi me l'avete chiesto e io giustamente ve lo cerco di portare a Napoli. La dirigenza ci dice siamo davvero entusiasti dei progressi compiuti dal nostro settore giovanile. Thank you very much. E io, come vi ho promesso, però prima fatemi vedere quanti soldi abbiamo. Abbiamo 7 milioni e mezzo. Penso che con qualche contropartita, magari Piontek ci arriva pure. Il club ha appena acquistato il giocatore, quindi niente ragazzi, dobbiamo aspettare a luglio. Quindi facciamo così, usiamo la nostra prima squadra, andiamo al San Paolo di Napoli, ragazzi, dove fra poco ci sarà la partita contro l'Udinese domenica 17 marzo 2019 alle ore 15. Simuliamo 4 a 1, ragazzi. Insigne con la tripletta, Chiesa per il 4 a 1 e De Paul risponde. E 4 a 1 finale del Napoli che vola al San Paolo. Il Napoli, ragazzi, imbattuto al San Paolo. Io vado a farmi gli ultimi allenamenti di questa puntata. Anche la Rottara, il nostro terzino sinistro usato un casino all'inizio, fatto pure la rima ragazzi, e dopo non usato più visto che comunque abbiamo avuto un paio di problemi. Intanto ci chiedono Marino in prestito, io Marino lo potrei pure dare in prestito visto che è ancora un 57, dopo magari verso il 65-70 richiamarlo e vedere com'è. E vedere se è buono o se fa schifo. Se fa schifo, ragazzi, ciao ciao. Se è buono, lo possiamo mantenere. Offerta per il prestito di Rossi. Rossi è un altro giocatore che io vorrei far crescere e vedere. Ok, ragazzi, detto questo, ci salutiamo qui prima della importante partita di Coppa Italia. Vi ricordo che ancora siamo in tutte e tre le competizioni: Champions League, Coppa Italia e campionato. Quest'anno l'obiettivo primario è il triplete. Quindi ragazzi, lasciate un bel like, condividete le mie live e tutto. Ricordatevi ragazzi che il triplete siete voi. Detto questo ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata dove scoprirete se siamo passati alla finale o se la Roma ci ha fatto il sedere a strisce. E niente, un saluto dal vostro Fefe Channel. Bella!